Libro di Ezechiele. Nel 30° anno, il 5 del quarto mese, mentre mi trovavo tra gli esuli presso il canale Chebar, si aprirono i cieli e vidi una visione divina. Il 5 del mese, era il quinto anno dell'esilio di Joachim, giunse per Ezechiele, figlio di Buzzi, sacerdote, la parola del Signore nella terra dei Caldei, presso il canale Chebar, e là fu su di lui la mano del Signore. Ecco cosa vidi. Un vento impetuoso proveniente dal nord, una grande nube con lampi e splendore all'intorno, e nel centro come il luccicare dell'elettro in mezzo al fuoco. In mezzo la forma di quattro esseri, ciascuno aveva aspetto d'uomo, ciascuno con quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano zampe affusolate e la loro pianta era come quella della zampa di un vitello, scintillanti come il luccicare di un bronzo levigato. Avevano mani umane di sotto le ali sui loro quattro lati, avevano facce e ali tutti e quattro. Le ali erano accoppiate a due, essi avanzavano senza girarsi, ciascuno avanzava diritto davanti a sé. Le forme delle facce erano di uomo, poi forme di leone sul lato destro dei quattro, di bue sul lato sinistro dei quattro, e ciascuno di essi forme di aquila. Le loro ali erano distese verso l'alto, ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che velavano i loro corpi. Ciascuno procedeva diritto davanti a sé, procedevano dove tirava quel vento, senza girarsi. Tra gli esseri apparivano come dei carboni infuocati che sembravano lampade e si lampeggiavano fra gli esseri, il fuoco splendeva e da esso schizzavano fulmini. Gli esseri correvano a zigzag come la folgore e vidi che gli esseri avevano in terra una ruota per ciascuno di loro quattro. L'aspetto delle ruote e la loro struttura era luccicante come il crisolito. Ciascuna delle quattro aveva la stessa forma e l'aspetto e la struttura erano tali che le ruote risultavano congegnate l'una nell'altra. Quegli esseri procedevano ai quattro lati, procedevano senza girarsi. I cerchioni di esse erano alti, avevano occhi tutto intorno, tutti e quattro. Con gli esseri procedevano anche le ruote, e quando essi si innalzavano da terra, anch'esse si innalzavano, andavano dove tirava il vento. Le ruote si innalzavano con essi, perché lo stesso vento degli esseri agiva sulle ruote. Se quelli avanzavano, esse avanzavano, se quelli si fermavano, esse si fermavano, e se quelli si innalzavano da terra, le ruote si innalzavano con essi, perché il vento degli esseri agiva sulle ruote. Vidi sulla testa degli esseri la forma di una volta stupenda come il luccicare del ghiaccio tesa in alto sulle loro teste. Al di sotto della volta c'erano le coppie delle loro ali affusolate, delle quali due per ciascuno velavano i loro corpi. Udì il fragore delle loro ali come quello di molte acque, come quello dell'Onnipotente, mentre avanzavano. Il fragore del loro strepito era come quello d'un campo militare. Le ali si acquietavano quando quelli si fermavano. Ci fu gran rumore sopra la volta che era sulla loro testa. Sulla parte superiore della volta che era sulla loro testa c'era la forma di un trono che sembrava di zaffiro. Sulla specie di trono in alto stava uno di forma umana. Vidi come un luccicare di elettro, come se vi fosse del fuoco tutto intorno, da quelli che sembravano i fianchi in su e da quelli che sembravano i fianchi in giù, vidi come fuoco e splendore intorno ad esso, come l'arcobaleno tra le nubi quando c'è il temporale. Così era l'aspetto di quello splendore all'intorno. Così appariva la forma della gloria del Signore. La vidi e caddi bocconi e udii uno che parlava.